Ciao a tutti, oggi finalmente il video delle tisane, dopo mesi e mesi e mesi che ve lo promettevo, oggi finalmente lo registriamo e vi faccio subito vedere le mie preferite. In generale le mie tisane preferite e infusi preferiti sono quelli a base di erbe, quindi con melissa, valeriana, timo, liquirizia, anice, insomma tutta questa tipologia di tisane davvero mi piacciono tantissimo e tra tutte quelle che ho selezionato le mie preferite e soprattutto quelle che poi bevo durante le mie giornate, quelle che consumo di più. Allora, io inizio subito dai quattro fratellini della Lidl. Sono tre tisane, è la tisana all'ortica e quiseto ginepro e ribes nero, che è saporitissima, ha un profumo e un gusto davvero molto forte e mi piace davvero tantissimo, e del resto sono le mie preferite. Qua dirò sempre mi piace davvero tantissimo perché mi piacciono un casino. Poi c'è la tisana a base di anice, liquirizia e camomilla. Forse questa è veramente la mia preferita tra quelle della Lidl, perché ho un debole per la liquirizia e infatti ne è rimasta dentro una bustina soltanto, e ho un debole anche per la camomilla. E qua si sente tantissimo sia la liquirizia che la camomilla che l'anice. È una delle poche tisane in cui riesci a distinguere tutti gli ingredienti di cui è formata, perché di solito c'è un ingrediente, una cosa che padroneggia sulle altre, e quindi no, questa mi piace tantissimo. E poi la tisana a base di biancospino, camomilla e menta. Questa in realtà non si avverte benissimo né il biancospino né la camomilla, è un infuso abbastanza fresco, quindi si sente abbastanza la menta. Comunque è buono perché è molto leggero e infatti qui c'è scritto che contribuisce al rilassamento, ma io di solito la prendo sempre ad esempio dopo i pasti la sera, perché è davvero gustosa ma al tempo stesso leggerissima. E poi tra quelle della Lidl c'è l'infuso di finocchio, che come infusi singoli è quello che preferisco. Quello di finocchio secondo me rimane molto dolce, molto fresco, balsamico. Poi a me piace in generale il sapore del finocchio, sia quello selvatico che quello proprio bianco, il tubero con cui ci si fa l'insalata. Il finocchio a me piace e questo infuso mi ricorda un pochino quando ero bambina, quindi forse mi piace anche di più per questo. Infatti la prima volta che l'ho ricomperato dopo anni, insomma dopo che ero diventata grande, quando l'ho bevuto mi è venuto subito un flash a quando ero bambina. Ho detto mamma mia, io questa cosa già l'ho sentita, perché quando ero bambina insomma nostra mamma ce ne faceva tanto. E se vi piace il finocchietto provatelo, perché è squisito e ha un profumo proprio, ha un profumo di bimbo, di una cosa dolce, è molto molto dolce, è molto fresca, balsamica, è davvero squisito. Anche come base, dopo poi potete mettere anche altri ingredienti. E queste sono le quattro della Lidl, probabilmente ne ha anche altre la Lidl, io però vado sempre su queste. Poi ho comprato qualche tempo fa, quest'inverno mi sembra i primi di dicembre, questa tisana della Pompadour. Ok, qui il nome in tedesco non lo so pronunciare, comunque è con garofano e cannella, dentro ha anche la mela e l'arancia. Nonostante non ami particolarmente la cannella, questa è una delle poche tisane con tanta tanta cannella, perché si sente tantissimo, che devo dire mi piace molto. Infatti anche questa è in via di esaurimento. E la Pompadour ha fatto in versione natalizia, diciamo tutte queste tisane molto invernali, molto natalizie, aveva fatto tante tante tipologie. Io purtroppo ho trovato soltanto questa, però se mi capita ancora, non so se ci sono in giro, vorrei provare anche le altre. Magari se voi avete provato, oggi non riesco a parlare, magari se voi avete provato anche le altre, mi sembra che una si chiamasse Winter, una Mille e una Notte, non vorrei sbagliarmi, comunque dei nomi del genere, fatemi sapere come sono, se vi siete trovati bene. A me questa piace molto. Poi sempre della Pompadour, mi piace tantissimo questa Relax, anche questa a base di erbe, quindi radice di valeriana e melissa, e anche questa ha un sapore molto fresco, molto delicato, e in realtà non sto mai attenta
alla funzione che ha la tisana. Infatti queste della Lidl, dove tutte quante hanno una funzione precisa, chi è per la digestione, chi è depurante, drenante, queste relax, io non ci faccio troppo caso, guardo soprattutto che cosa c'è scritto, poi se mi piace la bevo. Comunque ho sentito dire che la valeriana e la melissa sono quelle piante che davvero aiutano a rilassarsi, molto più della camomilla. Uno magari pensa, aspetta, mi faccio una camomilla e mi tranquillizzo un po', invece ho sentito dire che queste due funzionano veramente, cioè non sono soltanto, come si dice, famose per la loro funzione e poi non fanno niente, quindi magari quando sono un po' agitata vedo se funziona. Poi della Pompadour, e qua finisce la Pompadour, ho preso la tisana zenzero e limone. Questa purtroppo l'ho messa tra le mie preferite perché la bevo molto spesso, però purtroppo non si sente il limone, ha un leggero gusto di zenzero, soprattutto se si lascia in infusione un po' più di tempo, inizia a diventare un po' pizzicorina, però il limone purtroppo non si sente. Io amo il limone e mi sarebbe piaciuto invece avere un gusto un po' più forte, però comunque essendo tra le mie preferite è molto buona. E approfitto per chiedervi se avete delle tisane, degli infusi a base di limone o arancia o anche mandarino dove gli agrumi si sentono particolarmente, fatemelo sapere, scrivetemelo, perché non ne riesco mai a trovare una dove si senta abbastanza, quindi lasciatemi un commento. Allora, poi ho selezionato due tè verdi. Il tè verde non è una bevanda che bevo, scusate gioco di parole, molto spesso, perché in realtà non mi fa impazzire, però ho provato questo al biologico, l'ho preso da Natura Sì, non so bene quale sia la marca, aveva una confezione bellissima e dopo ve la scrivo nella descrizione appena capisco come si chiama. Aveva una confezione bellissima e aveva soprattutto un profumo di fragola che ti buttava giù. Bisogna fare attenzione, se comprate questo tè fate molta attenzione, lasciatelo poco in infusione, perché se lo lasciate uno o due minuti di più il tè verde diventa amarissimo, e soprattutto questo, e purtroppo poi il sapore di fragola svanisce, quindi ecco, se si odora così, se si annusa, sa tantissimo di fragola, però appunto bisogna tenerlo poco in infusione. E invece come tè verde proprio al naturale sto usando ultimamente questo del Giardino Botanico dei Berici, e mi piace particolarmente perché non è troppo amaro. In generale tutti quanti i tè verdi sono leggermente amarognoli, poi ci sono appunto quelli come questo qui che se si lasciano in infusione un po' più di tempo diventano davvero amari amari amari, invece dopo ci sono altre qualità che rimangono un po' più morbide, e questa è una di quelle, quindi mi piace per questo. Poi è completamente bio. Allora, queste diciamo sono le mie tisane preferite tra tutte quelle che ho in casa, forse dovrei iniziare a smaltirle perché ne ho davvero tantissime, e poi soffermandomi sempre solo su queste va a finire che quelle altre si invecchiano e poi perdono anche sapore, però questi sono dettagli. Infine, siccome questo video doveva essere girato davvero mesi e mesi fa, avevo tenuto da parte la bustina del Fit Tea. Questo è un tè che mi avevano mandato davvero tanto tanto tempo fa, risale circa un anno fa, e era credo la versione base, proprio quello più semplice. Lo volevo inserire tra i preferiti perché come sapore mi era piaciuto davvero tantissimo. Ha un profumo paradisiaco, molto buono, molto pungente, e sì, come sapore è stato decisamente uno dei miei tè preferiti, uno dei miei infusi preferiti. Purtroppo io, non essendo una brava persona per fare queste cose, non ho seguito il programma dei 28 giorni, quindi in realtà non so dirvi se questo abbia avuto degli effetti sul mio corpo, perché lo prendevo come una semplicissima tisana, quindi quando mi andava me lo facevo. E no, quindi non so se abbia funzionato, se funzioni. Poi poco tempo fa anche a noi sono arrivati i nuovi gusti della Fit Tea. Ci hanno mandato molto gentilmente questi pacchetti insieme, praticamente tutto quanto il set, insieme alle due bottiglie, quella di plastica più piccolina, sempre thermos, e questo l'infuser to go, che
è bellissimo, oggettivamente il packaging è stupendo, ha il tappo in questo oro caldo e dentro il filtro di metallo, è veramente molto molto carina. Io questa qui non me la sono mai portata dietro, non l'ho mai provata, mentre questa me la sono portata dietro ultimamente perché non ho resistito, cioè ho resistito a provare il tè, però non ho resistito a provare la bottiglietta. La vedevo così di plastica, un po' sfigatella, e ho detto, mamma mia, sta cosa non funzionerà mai. E invece poi me la sono portata in Norvegia e devo dire che mi ha salvato dal freddo parecchie volte, perché io la mattina mi facevo il tè caldo, bollente, lo mettevo dentro e poi uscivo di casa. E magari capitava, che ne so, che uscivamo dalla macchina, facevamo foto, io mi portavo il thermos dietro per non avere tante cose, magari non mi portavo lo zaino e lo lasciavo anche nella neve. Quindi vi posso garantire che funziona. Non avrei mai pensato, perché così vedendolo di plastica non mi sembrava una cosa molto termica, e invece ha funzionato. Poi mi piace il fatto che non diventa bollente, quindi quando mettete dentro il tè bollente, fuori la plastica rimane appena tiepida. Questi tè promettono davvero tante cose, ad esempio promettono ovviamente di detossificare, promettono di accelerare il metabolismo, una cosa che mi interessava molto era quella di sgonfiare e sfiammare le gambe, dato che io ho sempre, non so perché, ho sempre perennemente le gambe gonfie, infiammate, pesanti, questa cosa mi interessava molto. Allora, abbiamo aperto il profumo, butta giù da quanto è profumato, perché ha davvero un odore fortissimo, mamma mia. E sì, l'odore, ragazzi, c'è tutto. Nonostante a me non piacciono un granché le tisane di frutta, soprattutto quelle con frutti rossi, lamponi, mirtilli, non so perché, però questo ha davvero un ottimo profumo. Io adesso sono curiosa di sentire com'è. Adesso aspetto 2 minuti ancora e poi lo provo, lo assaggio. In teoria dovrebbe essere preso la mattina, se non sbaglio. Qui chissà se c'è qualche indicazione. No, in realtà no. Ah sì, ogni giorno per una colazione equilibrata, però noi iniziamo sbagliando, con prenderlo al tardo pomeriggio, a 2 ore dalla cena. Una fantastica colazione. No dai, non penso sia questo che non ti fa dimagrire, Sofì. Anche perché, intanto che aspettiamo, ripeto che questa cosa non mi è andata giù, che tanti mi avete detto che sono ingrassata, quindi questa può essere la svolta per il mio fisico. Se volete acquistare questi prodotti online, vi lasciamo nella descrizione il codice sconto del 10% e il link al sito www.fitti.it. Allora, il colore è molto bello, il profumo è delicato, non è forte come quando ho aperto la bustina, ma penso sia normale. E adesso proviamo il gusto. Allora, è molto diverso da quanto mi aspettassi, perché, aspettate, lo riprovo, perché non ha il sapore delle tipiche tisane fruttate, cioè in realtà è buono, è molto delicato e dolce. È dolce, come se fosse già stato zuccherato, però in realtà non sa di frutti rossi. Se mi avessero chiesto che cosa c'era dentro, sicuramente non avrei detto i frutti rossi. Adesso voglio un attimo leggermi che cosa c'è dentro. Scaglie di mela, fiori di ibisco, zenzero, tè verde, tarassaco, barbabietola, bacche di rosa carina. Ecco perché non sa di frutti rossi, perché non ci sono. Ortica, citronella, lamponi, fragola, scaglie di melograno e fiori di fiordaliso. Sì, in realtà, Elisabetta, complimenti, i lamponi e i pezzi di fragola, che erano gli unici frutti rossi, stavano alla fine. Sì, infatti, come vi dicevo, non ha il tipico sapore delle tisane e frutti rossi, che a me non fanno impazzire, quindi sì, è molto buona. Vabbè ragazzi, primo giorno, io adesso mi finisco questa che ho nel bicchiere, mi finisco anche questa che ho nel thermos, nell'infuser. E domani la proverò a colazione, sarò molto molto disciplinata. 28 giorni, 27, ce la posso fare.